nella capitale spagnola, prima del match di Champions con l'Atletico. La dirigenza dell'Inter ha incontrato anche il procuratore della mezzala in scadenza a giugno 2026. Non solo Camano, ieri a Madrid era presente anche l'agente di Nicolò Barella, Alessandro Beltrami. I colloqui per il rinnovo della mezzala nerazzurra sono molto avanzati, più di quelli per Lautaro Martinez. Anche l'attuale contratto del numero 23 scade a giugno 2026. La dirigenza dell'Inter ha incontrato anche il procuratore di Barella. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, l'intesa per il prolungamento è stata sostanzialmente trovata. Barella dovrebbe prolungare fino a giugno 2029 con annesso aumento di stipendio fino a circa 7 milioni a stagione, tra parte fissa e bonus, individuali e di squadra, più e meno facilmente raggiungibili. Mancherebbe solo il via libera del presidente Chan, atteso a breve a Milano.